Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Parleremo di un'altra arma unica, barra artefatto da Edrico, il teschio della corruzione. Primo passo per ottenerla, andare a Dawnstar, dove io mi trovo, precisamente alla taverna del Picco Ventoso, e parlare con Erandro. Vediamo. Ci parlerà dei problemi che affliggono i cittadini della città e noi, logicamente, dovremo aiutare Erandur a risolverli. Si avvierà così la quest Incubo a occhi aperti, una missione da Edrica. Dovremo quindi seguirlo fin lassù, al tempio di Nightcaller, che si erge proprio sopra la città di Dawnstar. Vagando tra sogno e realtà, tra reale ed irreale, addentriamoci tra le varie ale del tempio, eliminando tutti coloro che ci si parano davanti, fino ad arrivare a questo punto. Ci troveremo dinanzi ad una scelta. Dobbiamo optare per assassinare Erandur, in modo da poter spezzare il rituale che lui stesso sta perpetrando, altrimenti il teschio della corruzione sparirebbe e noi ovviamente non potremo prenderlo dal piedistallo. E concludere la quest, ma questo è un altro discorso. I nostri sforzi ci permetteranno di ottenere questo bastone davvero curiosissimo e particolare in tutto. Aspetto, forma, ma direi soprattutto per ciò che è in sé, per quello che ci offre. Infligge 20 punti di danno, aumentano a 50 quando potenziato dai sogni rubati agli umanoidi addormentati, che detto così può voler dir tutto, ma anche niente. Quindi vediamo come si rubano questi sogni. Mi sono intrufolato in casa altrui, ora non devo far altro che puntare la bella addormentata, bella si fa per dire, e colpirla con il bastone. Il danno passerà da 20 a 50 e rimarrà così per i 5 colpi a seguire. Notate in alto a sinistra. Restano 5 sogni nel teschio della corruzione. Quindi ogni volta che colpiremo il malcapitato, ricaricheremo il bastone di 5 colpi. Non posso avere neanche un momento. E cosa credi di fare? Non puoi vincere. 2 1. Non sai fare di meglio? Il prossimo colpo, il danno sarà tornato a 20. Notate la differenza, eh? E c'è, direi, no? E parecchia pure. Giustamente, da 20 a 50 è normale che si noti. Guarda cosa mi hai costretto a fare. Basta così. Basta così. Ti prego, pietà. Pietà. Con molta fatica sono riuscito ad ammazzarla. Se andremo a disturbare i sogni di una coppietta, il bastone si ricaricherà di 10 anziché di 5, a patto di colpire precisamente al centro. Lì, beccati. E ovviamente possiamo poi accumulare cariche andando a disturbare il sonno di chi vogliamo. Da 5 a 10, da 10 a 15, da 20 a 25 e così via. Direi comunque a corto discorsi, a parte le 15 cariche, le 25 o le 50, che il maggior pregio dell'arma sia quello di essere un artefatto da Edrico e non tanto il suo reale valore in combattimento. Qualcuno intervenga! Faccia qualcosa! Aiuto! Spero di aver sciolto qualche dubbio, se mai qualcuno ne avesse avuti. Il mio di teschio, per ora, lo piazzo lì, mi seggo e vi saluto. Ci sentiamo alla prossima. Bye bye.